Quello che ho provato a costruire è il catalogo di un padiglione immaginario che in Expo non c'è. Dell'unico padiglione senza ristorante, dove non ci sarebbe niente da mettersi in bocca, anche se forse non si rimarrebbe sempre a bocca chiusa, un padiglione dove ci fossero dentro le cose che rappresentano il nutrimento del pensiero e dell'anima. Perché se uno riflette, come dire, senza preconcetti, mi sembra, su quello che era il titolo ed è il titolo di Expo, nutrire il pianeta ed energia per la vita, la connessione fra questo e i maccheroni al forno è più labile che non la connessione fra questo e Mozart, o fra questo e l'infinito di Leopardi. Allora, abbiamo immaginato anche la possibilità di fare un vero padiglione, dicevo, del pensiero, cibo dell'anima, che poi per una serie di ragioni non siamo stati in grado di portare in fondo e non ha avuto l'accoglienza che speravamo che avesse. Però abbiamo voluto lo stesso fare questo gioco, diciamo così, intellettuale. Abbiamo costruito il nostro padiglione immaginario del cibo del pensiero e del cibo dell'anima, diviso in 6 sezioni, con 6 sottosezioni, con dentro in ciascuno 6 immagini e 6 didascalie, cercando di far vedere che il cibo del pensiero e il cibo dell'anima nascono nel momento in cui non semplicemente si degusta un piatto di nutrimento intellettuale anziché materiale, ma quando entrano in tensione delle cose, la conoscenza, il ricordo. C'era una bella introduzione di Dominique de Menil alla mostra della sua collezione del Grand Palais del 1992, che incominciava la rima e la ragione. Ma quando entrano in tensione la rima e la ragione, lì ciascuno di noi percepisce che c'è qualcosa che gli serve. Poi a uno lo nutre la chitarra di Frank Zappa e a un altro di noi la Francesca Dego, a uno la voce di Pavarotti e all'altro la voce di Bruce Springsteen. Però sono più o meno sempre le stesse cose che passano da lì dentro. Cose che passano attraverso la lettura, che passano attraverso l'ascolto, che passano attraverso la scena, le cose che si vedono, che passano attraverso la conoscenza. Abbiamo fatto una sezione che si chiama Scienze, che faceva ridere Ada Treves perché è introdotta da un pezzettino di Riccardo Muti. Invece la ridere mi sorprendeva. Scusa. Perché è introdotta da un pezzettino di Riccardo Muti perché la musica è una forma di conoscenza, non è una forma di letto puro e semplice. Abbiamo costruito questa cosa in questo modo qua. Ci sembrava che questo potesse essere un modo anche per rappresentare una cosa che hanno in comune le grandi tradizioni spirituali, che in realtà cercano molto spesso e in gran parte vanamente di trovare il loro punto di incontro, o almeno il punto di attenuazione della violenza, nella ricerca delle cose comuni, che in realtà, quando poi ci si va dentro, tanto comuni non sono. Il monoteismo di un cristiano non è quello di un ebreo, quello di un ebreo non è quello di un musulmano, quello di un musulmano non è quello del cristiano e via di questo passo, anche se poi è giusto dirlo così. Siamo tutti figli di Abramo, però Abramo qualche problema doveva averlo come educatore, perché poteva metterci un po' più di impegno, insomma, se era problema della sua famiglia nel sistemare alcune cose. E allora dov'è la cosa sulla quale tutte quante le esperienze religiose transitano e passano? Passano ovviamente da questo problema di fondo, che è il problema che noi oggi abbiamo in una società pluralista come la nostra, che è quello del posto da dare all'assunzione libera delle diversità superiori, che è quella propria dell'esperienza religiosa. A me colpisce il fatto che nella chiesa che conosco meglio, che è la chiesa cattolico-romana, per esempio, oggi va molto di moda una forma di culturalismo religioso che io trovo terribile, quella che si dice appunto ai bambini: mica bisogna parlare di Dio, per l'amor di Dio, che non si sa neanche se esista, però bisogna parlargli tanto di cultura perché così diventano dei bravi occidentali. No? Così capiscono il loro mondo e le loro cose. Quindi sembra una cosa impressionante, insomma, come cosa.
La cosa sulle religioni transitano è la cosa su cui fanno una gran fatica non solo a percepire se stessi, come il caso che si è romana non è la sola, ma anche a esprimersi rispetto agli altri, è quella di rappresentare una forma di adozione. Se vuoi alzare le voci, se no devo venire in cucina. No, però il giochetto per farlo venire vicino vedo che ha funzionato, quindi potrei anche andare avanti un altro po'. Sì, sì. Anzi, abbassando le sono su Rai Storia, eh? Ecco, vedete. E dicevo, le fedi passano su questo aspetto comune, cioè del fatto che quello che danno ai propri fedeli, quello che i fedeli domandano alla propria tradizione, alla variante della propria tradizione religiosa, alla famiglia spirituale della variante della tradizione religiosa alla quale appartengono, è esattamente qualcosa di nutriente, qualcosa di cui non si può fare a meno, no? Una cosa sine qua non possiamo vivere. Dicevano i primi cristiani della celebrazione domenicale. E allora mi sembrava giusto in questa occasione provare a riflettere da due punti di vista diversi. Massimo Campanini è uno studioso dell'Islam tra i più importanti d'Italia, da Treves è la redattrice di Pagine Ebraiche, spiega le questioni ai bambini, che già dai grandi è complicato ai bambini figurarsi, e quindi mi sembrava che loro potessero essere due interlocutori utili per uno scambio su questa dimensione, cioè e che cosa c'è di essenziale all'esperienza religiosa, perché, e vengo sull'ultimo punto, il rischio della culturalizzazione, espressione che non so se si può usare, ma che credo esista, della culturalizzazione dell'esperienza religiosa è oggi la grande questione al centro della formazione di una società effettivamente plurale, dove nessuno più nega il buon diritto di nessuna esperienza religiosa ad esistere nello spazio pubblico come cultura. Ma quando questa esperienza religiosa pretende di esprimere nello spazio pubblico, nella sua dimensione spirituale, nella sua dimensione di fede, lì le cose diventano infinitamente più complicate. E non è un problema che tocchi una tradizione religiosa piuttosto che un'altra. Le riguarda tutte su quello che riguarda la porta di uscita, cioè nel momento in cui uno abbandona un'esperienza religiosa portandone via un'appartenenza, lì le reazioni sono molto diverse, ma riguarda anche il modo in cui lo spazio pubblico intende regolare questa dimensione, cioè il modo in cui si ammette, si accetta il fatto di quello che si deve conoscere per poter vivere una società plurale. Questa è un'esperienza che alcuni di noi stanno facendo anche con due organi del Ministero della Pubblica Istruzione e un lavoro di indagine su queste materie. Che cosa bisogna insegnare a un bambino che è figlio di ex cristiani, che questa è la condizione maggioritaria del paese, non sono né cristiani, sono figli di ex cristiani. Cosa bisogna insegnare a un bambino figlio di ex cristiani perché possa avere un atteggiamento alla società plurale adeguato e corretto, perché non vada davanti a una moschea a togliere il velo alle donne, cosa che non farebbe mai davanti al reparto di oncologia, per esempio. No? E cosa deve sapere? Deve sapere una specie di liofilizzato antropologico di quella che è la fede coranica, deve sapere il Corano e quanto Corano, deve sapere tutte le cose che vanno in conflitto con quelli che sono la costruzione degli stereotipi denigratori, che nelle società sono la cosa più normale nei confronti delle minoranze, quelle che vanno appunto dal fatto che un musulmano naturaliter fondamentalista, che era prima con Massimo Campanini, sulla questione di un corso che gli abbiamo chiesto di fare, la percezione che io con i miei studenti di storia delle relazioni interreligiose è quella che loro sono convinti che i cristiani sono intelligenti perché interpretano la Bibbia, mentre invece i musulmani e gli ebrei sono stupidi perché prendono il testo esattamente così com'è. Non è neanche vero, ma no, parliamo. No, però questa percezione, no, che l'ermeneutica e l'intelligenza e l'ermeneutica diventa il peculio denigratorio, no? Nel contesto dello Stato plurale la quantità di queste conoscenze è il problema che si pone, perché riguarda anche il problema del,
della formazione di quello che non solo quello che chiamano l'hate speech, il linguaggio dell'odio, ma i premonitori del linguaggio, del linguaggio dell'odio. E c'è una cosa, per esempio, i premonitori del linguaggio dell'odio che non percepiscono i moltiplicatori di odio. C'è una cosa che mi ha colpito, per esempio, recentemente su alcuni fatti di cronaca che hanno riguardato le comunità zingare, rom e sinte. Allora, se un signore commette un delitto plurimo gravissimo, imbottito di cocaina, andando in macchina contro delle persone, c'è un nome e un cognome. Si chiama Giuseppe Guidetti, cocainomane, che fa i 180 sui marciapiedi e fa filotto delle persone. Se l'avesse fatto Giuseppe Guidetti, cocainomane, con la Ferrari, avessimo scoperto che vendeva i videogiochi di Vice City, quelli dove si va addosso alla gente per fare punti sulle cose, ci saremmo trovati una laguna di sociologia stesa davanti a noi in tutti i giornali italiani. Dato che l'hanno fatto quattro ragazzini, i rom non c'hanno più nome, e chi aveva ammazzato le persone non erano una persona che ha ammazzato delle persone, che andrà in galera per questo, ma era un'etnia. Aggiungo una cosa, sei il signore, come l'hai chiamato? Giuseppe Guidetti. Giuseppe Guidetti. Il mio amico se lo scopre, non registri niente, non è vero. Fosse stato svizzero, sì, non avrebbero mai detto quello svizzero. Sì, certo. Certo, sì, sì. Tutto svizzero per il nome, non poteva essere americano. La cosa che mi ha colpito è questa, e conosco un pochino di mondo zingaro. Il gruppo di rom da cui vengono questi quattro ragazzini sono i rom Coracanè, sono musulmani. E se si fosse scoperto solo questo, apriti cielo. Però fondamentalmente la quantità di pregiudizio che un rom si porta addosso è sufficiente da neutralizzare l'aspetto. L'aspetto religioso, anziché essere stato un rom, fosse stato uno svizzero musulmano, certo. Ecco, sarebbe diventato non uno svizzero ma musulmano, certo. Sulla cosa. Allora, è chiaro che è una città complessa e inutile immaginario sognare che non si generi il pregiudizio. Il pregiudizio è la cosa più normale che c'è, come il caldo, ogni tanto arriva. Il problema è quello di come si affronta, come si evita che il pregiudizio diventi l'esperanto comune di una società, e questo è una delle cose che a me oggi preoccupa di più, perché il continente in cui viviamo è un continente nel quale noi abbiamo un intero paese come l'Ungheria, nella quale l'antisemitismo è ridiventato merce comune del mercato politico. E senza apparenti conseguenze di sorta. Abbiamo un paese come la Francia, il rifiuto dei... Ma si accomodi pure qua, abbiamo deciso di diventare un circolo. Avvicinarmi così. E se vuole venire qua? Perché io parlo piano apposta, è uno sporco trucco, è marketing questo. E abbiamo un paese come la Francia che rifiuta di accogliere gli immigrati, perché è convinta che l'unico modo per vincere l'onda lepenista nella Francia sia quella di pompare un po' di islamofobia nel corpo sociale. Forse l'hai un po' semplificata questa? L'ho scritta su Corriere stamattina, quindi ho semplificato molto. Però il rifiutto della coalizione degli immigrati è chiaramente una profilassi antilepenista. Assolutamente. Sono anche un paese che ha altre complessità, un tasso di assorbimento, sì, complicato, eccetera, eccetera. Sì, sì, però è una cosa che 5 anni fa non avrebbero mai fatto. Vero. Avrebbero negoziato in segreto con 4 ambasciatori più bravi dei nostri sul fatto che lui prendeva la metà. No? Cioè avrebbero gestito la cosa in un modo, probabilmente con gli stessi risultati pratici, però senza mai fare la figura di dire no, che insomma fa una bella impressione. Visto che siamo in una situazione assolutamente informale, sì, io volevo aggiungere un piccolo così. È altrettanto pericoloso, e bisognerebbe secondo me vedere forse più attentamente e riconoscere più consapevolmente di quanto si faccia, il pregiudizio positivo.
perché parlo da un punto di vista ebraico, perché è quello che vi posso raccontare di più dettagli, in realtà ci sono delle stranissimi effetti che in realtà non sono positivi, quando invece gli ebrei che sono tanto intelligenti, ma quindi c'è anche questo scollamento, per cui occhio che il pregiudizio negativo è una cosa drammatica e ne vediamo i risultati anche negli episodi che abbiamo, ma anche il pregiudizio positivo, non solo nei confronti di un gruppo, ma in genere, rischia in realtà di portare a nascondere poi quella che è la realtà della vita quotidiana, la realtà di una società che può essere più o meno aperta, più o meno integrata, con i suoi pregi e i suoi difetti. Quindi si rischia comunque di portare a livello totalmente astratto e in realtà impoverire poi quello che può essere un'occasione di dialogo e confronto. Quindi pregiudizio secondo me comunque molto pericoloso, che sia negativo ma anche che sia positivo. L'idea di questa chiacchierata di quest'oggi era semplicemente questa, quella di confrontarci sul modo e sul senso che ha all'interno di tradizioni diverse, di tradizioni spirituali e tradizioni culturali diverse, e questo tema del nutrimento e del non avvelenamento dei pensieri e delle anime, e poi scambiarci qualche idea su questo. Per cui, visto che hai incominciato, io ad Atreves a prendere la parola. Sapevo, non dovevo dire niente. Dunque, io in realtà, venendo qua, ho cercato di raccogliere un po' le idee, cosa che come sempre dal punto di vista ebraico è molto complicato, perché a ogni domanda seguono altre migliaia di domande e ogni risposta in realtà si rivela a sua volta una domanda successiva, per cui più che provare a fare un discorso sistematico, strutturato e organico, cosa che mi pareva abbastanza complicata, volevo provare a lanciare qualche spunto, anche brevemente e poi piuttosto tornandoci a livello di scambio. Allora, parto da alcune osservazioni, visto che siamo in un festival di letteratura religiosa. Giusto? Quindi osservazioni molto testuali. Allora, la primissima, adesso mi cerco anche la fonte, la primissima regola che viene data agli esseri umani sta in Genesi 2, 16, 17, potrai mangiare da ogni albero ma non da quello della conoscenza del bene e del male. Questo è il primissimo, non sto dicendo stupidaggini, divieto. Allora, a me quello che pare molto interessante è che quando ragioniamo di un primissimo divieto del genere, in realtà la cosa, appunto, per restare in tema di cibo, di nutrimento, di anime, forse anche di expo in qualche modo, è che si tratterebbe in realtà di un processo di molto complicato, di maturazione umana, un processo di crescita, un processo in cui si arriva a un ragionamento, facciamo un'ipersemplificazione, un ragionamento proprio su come si può ragionare sul rapporto fra il bene e il male, sulla consapevolezza, sulla non consapevolezza, anche sull'autoconsapevolezza e eventualmente anche sull'autorappresentazione. E in realtà questo primissimo divieto diventa: puoi mangiare di tutto ma non di quello. È già un passaggio abbastanza curioso, cioè il fatto che comunque si tratti di un discorso alimentare, quindi non mangerai del frutto di quell'albero. Però non è non mangerai il frutto di quell'albero, non mangerai da quello che ti porterà a avere la conoscenza e la consapevolezza e la distinzione fra il bene e il male. Questo è già un primo passaggio che a me è sembrato abbastanza rilevante e ci porta subito a pensare che appunto mangiare non è affatto un atto banale, come immagino voi sappiate, quindi non sto a fare un'analisi troppo approfondita, penso non ce ne sia assolutamente bisogno. Nell'ebraismo l'alimentazione ha un valore molto particolare, qualsiasi cosa venga mangiata, bevuta, preparata deve passare, sottostare attraverso una serie di regole e di controlli abbastanza infinita, a livelli molto diversi, nel senso che ovviamente ci sono coloro che sono molto più osservanti, coloro che sono molto meno osservanti, coloro che non lo sono per nulla, ma anche chi non lo è per nulla comunque tiene e mantiene una consapevolezza di questa cosa, nel senso io sono assolutamente, come dire, convinta e sicura che una stragrande maggioranza degli ebrei che sono passati per il processo di culturalizzazione eccetera eccetera di cui dicevi prima e che quindi ora parliamo solo di ebrei italiani per semplificare, non sono più così né frequentatori né osservanti né vicini, davanti sempre per un'ipersemplificazione a una bistecca di maiale probabilmente magari la mangiano ma qualche problema se lo pongono, quindi secondo me è molto importante ricordarsi che esiste questo doppio livello di regola
che in realtà nel testo biblico sono alcune molto semplici e molto basilari regole, poi sono state elaborate, approfondite, magari anche complicate nel corso dei secoli successivi, per cui in realtà a livello di testo biblico c'è una distinzione fra animali permessi e animali non permessi, c'è il divieto del sangue, c'è il divieto di nutrirsi di animali che siano stati sbranati o che siano morti di morte naturale, c'è il divieto di mescolare carne e latte, e il divieto di mangiare il nervo sciatico, ma al di là di questo nel testo biblico non ci sono altre specificazioni. Invece, per non farsi mancare nulla, nei secoli successivi, nella letteratura rabbinica e nelle varie infinite discussioni che poi vanno a comporre la Mishnah e il Talmud, le cose si sono estremamente complicate, ma complicate a un livello forse addirittura paradossale, nel senso che siamo arrivati, perlomeno in Italia, ma non solo in Italia, è una situazione in cui mangiare kasher è estremamente complicato e estremamente caro, perché comunque la quantità di controlli, di verifiche che vengono fatte, che dovrebbero essere fatte, rendono l'alimentazione a un ebreo osservante anche una sfida molto pratica, cioè il trovare le cose e il potersele permettere, che non sono due cose banali. Esiste però una trasmissione in realtà del valore di questa cosa che è fortissima e che è giudizio molto personale, questo non prendetelo assolutamente come null'altro, con mio parere personale, ma esiste un altro lato del mangiare kasher che secondo me è ancora radicato in maniera ancora più profonda nella vita ebraica, che è quello della trasmissione di valori, non tanto del rispetto di regole, ma trasmissione di valori, di abitudini, di sapori, di affetti che c'è fra una generazione e l'altra. Perché comunque il popolo ebraico ha creato nei secoli questa strana creatura che è la mamma ebrea, che ha molte somiglianze e molta vicinanza con la mamma italiana, e quindi tantissimo passa per il cibo, molto di più di quanto forse fosse previsto. Questa è una mia assoluta non solo, ma probabilmente forzatura, ma la mia impressione è che alcune barzellette che non sto qui a raccontarvi, che però sottolineano come all'inizio le istruzioni fossero poche e semplici e in realtà si sia diventato a delle situazioni veramente paradossali, forse sono quasi più vere del vero, nel senso che comunque all'inizio le regole erano abbastanza semplici. Io sfido chiunque a trovare il motivo per cui in certe situazioni bisogna fare proprio quella cosa lì. Tra l'altro, fino ad alcune generazioni fa, anche i rabbini italiani, io non dico che fossero meno osservanti, perché non erano meno osservanti, ma sicuramente c'era un'attenzione a un certo rigore, che secondo me, ribadisco, secondo me sottolineo, non rappresento nessuno, rappresento solo me stessa, ma un certo rigore che è diventato quasi rigorismo. Insomma, le cose sono molto cambiate in anni recenti, credo. Non so, non voglio fare analisi sociologiche del perché e per come si è arrivati a questa situazione, ma sicuramente l'attenzione all'alimentazione negli ultimi decenni è molto cambiata. Non so se per un influsso di un ebraismo più ortodosso, che non fa parte della tradizione ebraica italiana, per la verità, o per quale strano fenomeno culturale, però c'è stata una radicalizzazione anche dal punto di vista ebraico e c'è una distinzione ora molto più forte di quanto fosse qualche decennio fa fra chi mangia seriamente kasher e chi mangia un po' kasher e chi non mangia kasher. Ci sono dei livelli molto più lontani. Questo è un altro pensiero. Bisognerebbe secondo me andare a vedere quanto questa radicalizzazione è parallela e parallelamente divergente rispetto ad altre radicalizzazioni che ci sono state. Potrebbe essere una cosa interessante da capire. Però appunto c'è questo passaggio, secondo me molto importante, che bisogna ricordare che questo discorso del mangiare kasher ha sia tutto il fondamento ovviamente religioso, ma ha soprattutto il fondamento pratico, affettivo, che è del: mia mamma cucinava così, mia nonna cucinava così, la mia bisnonna cucinava così, io cucino così. Che porta anche a situazioni, se volete, molto divertenti, in cui, non so, per esempio al tavolo del seder di Pesach, cioè la cena che si fa la prima sera della Pasqua ebraica,
spesso la stessa cosa, ogni ospite la porta. Per esempio, vi faccio un esempio classico, è quello del Caroset, che è questa sorta di intruglio che dovrebbe rappresentare la Malta, eccetera, la faccio breve, insomma, che però è una sorta di intruglio in cui ognuno ci mette fondamentalmente quello che vuole. Per cui sulla stessa tavola c'è la versione, e serve sempre la stessa cosa, ci si fa la stessa cosa, in teoria rappresenta lo stesso simbolo, però io riconosco come mio quello piemontese, che è fatto con le castagne, piuttosto che le mandorle, piuttosto che il succo d'arancia. Ci entra qualche dattero nella ricetta familiare, ma non so bene perché, ma il mio compagno di tavolata, che peraltro è mio cugino, porta la sua versione, e la sua versione è quella tripolina. La versione del nostro ospite di casa, che è piemontese, è la sua versione piemontese, che non è la mia versione piemontese. Quindi in realtà... L'ufficiale non sede. L'ufficiale sì, non c'è dubbio. Ovviamente. Allora, questo confronto in realtà, secondo me, ha un po'... il valore anche forse simbolico e secondo me la grandissima bellezza di darvi un po' un esempio di l'unico elemento veramente costante nell'ebraismo è il suo non essere costante. L'unico elemento che nei secoli e nei millenni si è mantenuto assolutamente e rigorosamente fedele a se stesso è la capacità dell'ebraismo di adattarsi alle situazioni. Allora, tenuti fermi alcuni caposaldi che ovviamente non sono in discussione, quando si parla di cibo in realtà c'è una declinazione pazzesca su le capacità di adattamento, per cui il piatto simbolico di quella festa in chi arriva dalle tradizioni di Leopoli non sarà uguale a quello di chi arriva dalle tradizioni di Kiev, che non sarà assolutamente uguale a quello che, assolutamente di chi arriva da Mosca, piuttosto parliamo sempre di Europa dell'Est. Allora, e c'è stata fatta secondo me un lavoro interessantissimo di mappatura delle ricette del gefilte fish. Allora, il gefilte fish è la famosa carpa ripiena di carpa, piatto che può essere assolutamente terrificante, immangiabile, che sa prevalentemente di fango, come tutte le carpe, è inutile negarlo. Però facendo una mappatura, però può anche essere buonissimo, dipende da chi lo cucina. Quindi, allora, facendo una mappatura delle ricette del gefilte fish, in Europa orientale si scopre che la mappatura delle ricette è perfettamente sovrapponibile alla mappatura delle discendenze degli ebrei che risiedono nei luoghi. Per cui in realtà andare a mappare le tradizioni alimentari non significa mappare le tradizioni alimentari, significa mappare le culture. Allora, a me questa cosa che il modo in cui io faccio una tal cosa, X qualsiasi, che viene tramandata, spero almeno, ai miei figli, eccetera, 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 e si porterà avanti, è una cosa che sembra in realtà bellissima anche se stiamo parlando di una ricetta, che in fin dei conti rispetto ai destini dell'umanità e al nutrimento dell'anima, io mi rendo conto che l'idea del padiglione in cui non c'è cibo è bellissima. Però vi ricordo che dal punto di vista... ebraico, per fare anche qui un'ennesima esemplificazione che però è abbastanza sincera, se dirò una cosa terribile mi guarderanno malissimo, però se voi fate l'estremo riassunto delle feste ebraiche, estremo e banalizzante, che cosa viene fuori? L'estremo riassunto delle feste ebraiche è questo: volevano ammazzarci, non ci sono riusciti, mangiamo. Questo è. Paradossalmente questa è anche un po' la sintesi di tutte le avventure di Asterix, ma... spero che... come noto, questo lo sappiamo, che Asterix è una storia ebraica. Ecco, allora andiamo a raccontare anche questo, ma se lo vogliamo. Allora, io quello che volevo semplicemente un po' così sottolineare è che in realtà questa cosa del cibo la si può leggere veramente in miliardi di modi diversi, che siano estremamente alti, filosofici e profondi, o anche del divertimento di litigare con appunto la vicina di tavola di sede perché la mia ricetta è migliore della tua e spiegami come hai fatto, ah ma no, il mio macellaio, il mio fornitore, ah ma allora, che poi però è quello che si fa anche sui testi, per cui questa è una tradizione estremamente ebraica, il fatto di confrontarsi su cose che, come dire, il testo è questo, però poi parliamone, se non ci fosse questo però poi parliamone, non ci sarebbe tutta la letteratura rabbinica, che non è ferma, perché, allora intendiamoci, la legge scritta è scritta, la legge orale è scritta pure quella, ma quella orale che è scritta in realtà non è finita qua, perché continuano ad aggiungersi i commenti, e i commenti dei commenti, e i commenti dei commenti dei commenti. Allora, la cosa divertente è che anche i libri di cucina ebraica sono così, perché
c'è quello bello che sta sullo scaffale, ma se voi entrate in una qualsiasi cucina in cui si cucina davvero, c'è il libro, poi c'è il foglietto, poi c'è l'annotazione al foglietto, poi c'è il commento, poi c'è l'altro foglio infilato in fondo che dice ma quella ricetta così la zia Esterina la faceva anche cos'ha. Quindi in realtà c'è questo sovrapporsi costante di cultura alta e cultura culinaria, che però non metterei fra la cultura bassa, ma metterei semplicemente fra un'altra cosa, che va avanti di pari passo con energie dinamiche assolutamente simili. Per cui nutrire le anime e nutrire le pance forse sono due cose assolutamente inseparabili, perlomeno. Uguali forse no, però inseparabili sì, anche perché è vero che poi il valore del nutrimento spirituale, eccetera, 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 però se io ho la pancia vuota anche il nutrimento spirituale così decade, o perlomeno diventa più problematico, mettiamola così. Poi volendo si potrebbero raccontare anche molte cose sul valore della kasherut in sé, nel senso che la kasherut e i suoi timbri di kasherut hanno anche un valore economico pazzesco. C'è questo stranissimo processo, forse stranissimo, forse no, non so, ma soprattutto in America da qualche anno, per cui mangiare kasher è diventato una sorta di status symbol, perché comunque i controlli sulla kasherut sono talmente rigorosi e talmente controllati anche i controlli, paradossalmente, che mangiare cibo kasher significa in realtà mangiare un cibo estremamente sano, lasciando perdere i dettagli, comunque semplificando all'estremo, la carne deve essere carne presa da una certa parte dell'animale che deve essere stato sciaftato, cioè ucciso in un certo modo, e prima di questo ci sono una serie di controlli molto rigorosi, e anche dopo i controlli sono talmente rigorosi che non esiste un controllo sanitario che arrivi allo stesso livello, perché comunque sono controlli ulteriori. Cioè, uno dei motivi per cui la carne kasher è così cara è che dopo aver passato tutti i più rigorosi controlli sanitari, i controlli fatti dai rabbini che fanno l'operazione finale in realtà scartano una parte enorme degli animali. Allora, in America l'alimentazione... Cosa vuol dire? 2-3 volte il prezzo di mercato? Dipende da quale livello di kasherut, perché poi anche lì non è banale, sì, perché per esempio la carne che il rabbino di Roma permette, il rabbino di Torino non lo permette. Capisco, sì, per esempio. L'ordine di grandezza cos'è? Dipende dalla qualità della carne, diciamo almeno una volta e mezza. Ah, beh. Almeno una volta e mezza, ma può diventare molto di più. Dipende. Due volte anche. Sì. Se la si trova, perché ci sono dei luoghi in cui la carne kasher non arriva. Io vi faccio l'esempio di Torino, perché lì vivo. A Torino la carne fresca va ordinata in anticipo, arriva un paio di settimane dopo, bisogna sapere cosa si vuole, se no si va a comprare la carne congelata. Ma al di là della carne ci sono altre cose, secondo me, che vale la pena di considerare, ossia per esempio che l'alimentazione kasher è un'alimentazione che è adatta, riconosciuta come adatta anche dai musulmani, per esempio, perché appunto non contiene... Hai detto una parte particolare... C'è il divieto di mangiare il nervo sciatico. Non è mai così semplice. Il divieto di mangiare il nervo sciatico significa che in realtà viene scartata tutta la parte posteriore dell'animale. La più buona? Quella. Sì, certo, certo. Cioè, l'operazione di eliminare il nervo sciatico, che può essere fatta, è talmente complessa che nel 99,9% dei casi quello che viene fatto è una limitazione molto più radicale, per cui c'è anche uno spreco. Poi spreco relativo, perché poi comunque quella parte dell'animale non è che viene buttata via, ma viene rivenduta. Cioè, non è... Certo, io non ho detto niente. Però voglio dire, comunque dal punto di vista di chi mangia kasher c'è anche questo rivento. Allora, in America, per esempio, non mi ricordo i numeri, ma se volete scoprire i numeri è stato pubblicato da poco da Giuntina, mi pare, sì, da Giuntina, un libro che si chiama La dieta kasher, che è una raccolta sponsorizzata dall'AME, che è l'Associazione Medici Ebrei, e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che si chiama La dieta kasher, che raccoglie una serie di interventi. Uno di questi interventi fa appunto anche un ragionamento sul valore economico della kasherut. Per restare solo sull'Italia, negli ultimi pochissimi anni... Sì. C'è anche un'apologetica della kasherut? Perché per esempio è esistita e adesso torna un'apologetica cristiana del digiuno quaresimale o del digiuno del venerdì, con l'idea che il digiuno fa un gran bene, no? Certo. E che è un classico argomento di pervertimento religioso, no? Cioè, se le cose le comanda Dio le posso fare o anche no, dipende un po'. Ma se fa bene alla salute. Ma se fanno bene non ci piove, per cui io posso anche mangiare... Allora, c'è il famoso Hollywood kasher, lo chiamano.
cioè il fatto appunto che esiste sì. una parte di divismo che nella ricerca di cose salutiste certo. e così via usa il principio di Kasherut, come dicevi tu. Sì, ma c'è anche un altro, a questo punto facciamo qualche passo indietro, c'è anche un'altra cosa che bisogna tener conto e che in realtà va in parallelo al discorso che facevi. Allora, se uno si volesse chiedere, senza fare discorsi assolutamente teologici o religiosi, su che cos'è la Kasherut, in realtà, per fare un esempio banale, la faccenda del maiale, perché non si mangia maiale? Allora, riduciamo a tre i livelli possibili di interpretazione. Non si mangia maiale perché io sfido chiunque a conservare il maiale nel deserto. Qualche migliaio di anni fa sono stati sicuramente grandissimi mal di pancia, perché la carne di maiale si conserva male, perché è col caldo, eccetera. Quindi, man mano, al 35esimo mal di pancia, il maiale è vietato. Questo è l'elemento banale. Volendo salire di qualche livello, l'interpretazione possibile è che comunque il maiale è un animale che mangia qualsiasi cosa, che mangia i rifiuti, quindi è un animale sporco. Questo è già un livello possibile di interpretazione. Volendo salire di qualche livello, il discorso in realtà che si potrebbe fare, e che è una delle tante spiegazioni, è che il non mangiare maiale significa, poi vi spiego perché, il non mangiare maiale significa non bisogna essere ipocriti, non bisogna mai dire una cosa che non è vera. Perché? Perché, aiuto, allora, mettiamola così, per semplificare, la Kasherut degli animali si divide in animali di terra, animali di aria e animali di acqua. Quindi il delfino starà fra gli animali di acqua, non stiamo a complicare le cose. Allora, gli animali di terra, per essere considerati kasher, devono essere ruminanti e devono avere lo zoccolo diviso in due. Devono avere entrambe queste caratteristiche, non una sola delle due. Il maiale è un animale falso e bugiardo, perché si presenta agli esseri umani dicendo: io ho lo zoccolo diviso in due, mi potete mangiare. Soltanto dopo si scopre, all'apertura dell'animale, si scopre che non è un animale ruminante. Quindi è un animale che si presenta come buono, mentre non lo è. Quindi è vietare questo caso, diventa vietare di fare qualsiasi cosa per cui ci si presenta per quello che non si è. Quindi le letture possono essere infinite, però bisogna essere chiarissimi: da nessuna parte nella tradizione ebraica, assolutamente da nessuna parte, sta scritto che la Kasherut ha qualcosa a che fare con la salute. Questo non sta scritto da nessuna parte, non è interpretabile così. La Kasherut non ha nulla a che fare con la salute. Sono regole che hanno sempre comunque un valore altro e alto, forse. Detto questo, parlando appunto con, per esempio, il presidente dell'Associazione Medica Ebraica, che è gastroenterologo, nonché il curatore, uno dei curatori di questo volume, mi diceva: è ovvio, allora, la dieta dissociata, cos'è la dieta dissociata? Non si può mangiare carne e latte, fa bene, mangiare carne e latte insieme non fa bene, e quindi chi mangia kasher in realtà mangia bene anche da questo punto di vista, ma togliamoci assolutamente dalla testa che mangiare kasher sia, appunto, poi è ovvio che se io faccio un digiuno purificatore poi sto meglio, ma questo è indipendentemente dai valori religiosi. Quindi anche lì in America la diffusione dell'alimentazione kasher è molto più alta della diffusione dell'ebraismo, perché mangiare kasher è percepito come mangiare bene. Non è nato per quello, poi funziona. Allora, comunque parto innanzitutto da una serie di osservazioni preliminari e poi vengo a parlare propriamente della questione del cibo. Cioè, la prima osservazione preliminare è relativa a quanto diceva da Treves. Cioè, lei ha detto delle cose che riguardano il mondo ebraico, che riguardano il tipo di mangiare ebraico, il tipo di atteggiamento che nei confronti del cibo, della macellazione degli animali, dell'uso della carne accade nel mondo ebraico. Quello che succede nel mondo islamico è più o meno identico o molto simile, però quando si parla di queste cose al pubblico, allora se viene dagli ebrei va bene, se viene dai musulmani no. A me è capitato una volta, relativamente alla macellazione, una volta a un incontro uno del pubblico, guardate che io non sono musulmano, questo c'è la questione diversa, perché lei è ebrea, io non l'ho detto. Alberto, no, per me è una cosa fondamentale, Alberto è, diciamo, cristiano,
io sono eventualmente un hanif, cioè secondo la tradizione islamica uno che è monoteista senza essere né ebreo né cristiano né musulmano. Allora, detto questo, per questo mi sembra, mi capita sempre di trovarmi a parlare con il rabbino, il prete, e uno che parla dell'Islam senza essere musulmano, ma questo mi capita anche molto spesso. Comunque dicevo, una volta a un incontro uno mi disse: ah, ma i musulmani maltrattano gli animali perché li sgozzano e gli fanno uscire il sangue. Ma questo lo fanno anche gli ebrei. Sì, però, che poi non è così, perché... Ho capito, però è il principio che ci sta dietro, scusa. È il principio che ci sta dietro, certo. Cioè, il principio è che una certa cosa presentata, siccome l'ebraismo, gli ebrei, eccetera, fanno parte del mondo occidentale, quindi in questo modo è accettato. Gli altri non è accettato perché l'Islam è cattivo, perché i musulmani sono terroristi e via discorrendo. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione si riallaccia a quello che diceva Alberto, cioè la questione dell'ermeneutica. Effettivamente il problema è ermeneutico, l'approccio al testo sacro, ed effettivamente quello che diceva lui e che organizzeremo inshallah l'anno prossimo con questo incontro è per dimostrare che anche nell'Islam c'è un'ermeneutica, e quello che volevo fare è proprio un esercizio di ermeneutica sulla base del cibo. Un esercizio di ermeneutica sulla base del cibo partendo da un testo coranico e arrivando a una interpretazione di tre oggetti cibari nella tradizione culturale islamica. Questa è la premessa. Ripeto, se le cose che dico vi sono note potete fermarmi, perché io pensavo di parlare a un pubblico magari molto meno esperto. È probabile che tra noi ci siano invece delle persone che sanno già benissimo queste cose, io spero di no. E quindi, allora, relativamente alla questione di cosa è proibito mangiare, che Ada diceva nella Bibbia, diciamo, c'è fino a un certo punto, e poi c'è stata la costruzione successiva dei commenti dei giuristi, dei rabbini, che hanno aumentato questa questione. Devo dire che riguardo a questo aspetto l'Islam in qualche modo semplifica. L'Islam in qualche modo semplifica, e l'idea, per esempio un'idea che gira abbastanza frequentemente anche a livello di base coranica, è che l'Islam abbia semplificato le regole dell'ebraismo, quindi anche le regole relative al cibo, perché l'eccesso di regola, l'eccesso così puntuale delle specificazioni non solo alimentari, ma di tutti gli altri modi di comportamento, eccetera, è stata una specie di punizione che Dio ha inferto agli ebrei. È stata una specie di punizione che Dio ha inferto agli ebrei, perché gli ebrei hanno tradito il messaggio, vabbè, queste sono le cose. E quindi questa esagerazione, e poi l'Islam... Questo sta scritto che... Sì, sì, c'è, adesso dovrei cercarlo. Magari quelli che non la fuggono, perché c'è... Dovrei cercarlo, ma c'è, se non proprio nel Corano, nelle tradizioni del profeta, c'è una cosa di questo genere. Rimanendo però sul testo del Corano, dico queste cose. Ci sono alcuni punti del Corano in cui si parla del cibo. Il discorso di prima era quello, no? Cioè la semplificazione, l'Islam semplifica poi l'ebraismo. L'Islam corregge il cristianesimo, per esempio corregge l'idea trinitaria, che è inaccettabile per il monoteismo, e semplifica fondamentalmente certe cose dell'ebraismo.
riguardo al cibo, vi leggo queste cose. Allora dice: vi sono proibiti, e questo credo che adesso tu mi potrai confermare, è quasi identico, vi sono proibiti gli animali morti, il sangue, la carne di porco, gli animali macellati senza l'invocazione del nome di Dio e gli animali soffocati, uccisi a bastonate, ammazzati a cornate e divorati dalle fiere. Siamo lì. Corrisponde. Più o meno. Sul fatto che debba essere invocato il nome di Dio forse non sta scritto, ma sta ricavato dopo. Più o meno il metodo, certo, è quello. Sì, sì, sì. E il tipo di animali proibiti, vabbè, il sangue, il porco, ne abbiamo parlato, perché, ma il tipo anche di non animali devono essere proibiti, morti di morte naturale e non, esatto, devono essere morti di morte violenta. È grosso modo quello che è dice quello, qua, quindi sì, non devono essere morti ammazzati, cose del genere. E la pratica dovrebbe essere quella di prendere l'animale vivo e sano, di prendere l'animale vivo e sano, di sgozzarlo, farne uscire il sangue e poi evidentemente consumarlo. Sul far uscire il sangue, apro una piccolissima parentesi per dire che da riscontro medico veterinario la morte per cecità, che è appunto il fatto di essere sgozzati in un certo punto preciso, far uscire sangue, è quella che in realtà è la morte più rapida, perché nel giro di non so quanti decimi di secondo porta alla perdita immediata di consapevolezza. Infatti. Quindi questa è la prima cosa. Seconda, infatti, piccola osservazione è che è accettata fino a un certo punto la tradizione ebraica, perché in realtà c'è un grossissimo problema sulla macellazione. Ci sono dei paesi europei, adesso non mi ricordo esattamente quale, in cui questa pratica è vietata. E comunque è in genere ostacolata, perché pone dei grossissimi problemi anche a livello di regolamenti nazionali su istituti sanitari, eccetera. Quindi non è così semplice, poi dipende. Ma poi nel versetto immediatamente successivo c'è quel riferimento a cui intendevo prima, cioè di questa semplificazione del permesso, del ciò che è lecito e ciò che è illecito mangiare. Infatti dice: ti domanderanno che cosa sia lecito mangiare. Rispondi: vi sono lecite le cose buone, cioè ti domanderanno, in teoria è Dio che parla, si rivolge al profeta, ricettore del messaggio, e gli dice appunto ti domanderanno, e il profeta, e sempre Dio ordina al profeta, rispondi. Vi sono lecite le cose buone e quel che avete insegnato a prendere agli animali da preda, portandoli a caccia a mo' di cani. Quindi in teoria è lecito anche l'animale catturato dal cane, o eventualmente, secondo la falconeria medievale, l'animale cacciato nella caccia del falco. Però dice dopo, ma questa è una particolarità, oggi vi sono dichiarate lecite le cose buone, e lecito è per voi il cibo di coloro cui fu dato il libro. Cioè, questa è una frase che è molto utilizzata, nel senso che gli interpreti dicono che questo versetto, che è il versetto 5.5, rende lecito ai musulmani il cibo degli ebrei e dei cristiani. Rende lecito ai musulmani il cibo degli ebrei e dei cristiani. Quindi in teoria il musulmano può mangiare cibo kasher, credo che il contrario non sia sempre Per le carni, per esempio, il cibo halal non è considerato, appunto, kasher, perché c'è un controllo sempre permesso. Quindi c'è questo discorso, diciamo, di maggiore liberalità nei confronti e questo è per la ragione che vi dicevo prima. Per esempio anche, e dunque poi c'è il presupposto contrario, ossia che tutto ciò che non è dichiarato illecito è automaticamente lecito. Per cui se sono proibite soltanto quelle cinque cose che vi ho detto, tutto il resto è potenzialmente lecito. Tra l'altro il Corano stesso, non in questo contesto che non ho verificato, e nella tradizione profetica,
dice per esempio che anche il consumo, per esempio, di bevande proibite come il vino può diventare lecito se uno rischia di morire di sete. Quindi se uno rischia di morire di sete, gli è lecito anche bere il vino. E questo è assolutamente corrispondente alla tradizione ebraica, per cui qualsiasi precetto può essere infranto in presenza nella di misura in cui. Qualsiasi. Ecco. Ora, detto questo, passo che questo è l'aspetto, come posso dire, materiale del consumo del cibo, passo all'aspetto spirituale, facendo riferimento a tre oggetti di consumo, cioè il cocomero, l'arancia e il vino. Ripeto, se qui sto dicendo cose che vi sono note, ditemelo che taccio immediatamente. Allora, relativamente al cocomero, è una tradizione che, questa è la cosa più breve, ma la cito per curiosità, è una tradizione che risale ad Al-Ghazali. Al-Ghazali è stato un grande teologo musulmano del XII secolo e in un'opera di Al-Ghazali, Al-Ghazali riferisce di un mistico che si chiamava Ibn Aslam, il quale non mangiava cocomeri perché non sapeva se li mangiasse il profeta. Allora, qual è la questione? Perché naturalmente uno dice, ma perché? E Al-Ghazali dice, prevedendo evidentemente la reazione, dice, ma non scherzate su questo, perché l'adeguarsi al comportamento del profeta anche in queste minime cose, per esempio quelle che riguardano il cibarsi di un cocomero, è fondamentale perché la purificazione interiore, esteriore, è preliminare alla purificazione interiore. Per cui se uno non è puro fuori, non può essere puro dentro. Allora, evidentemente, se il profeta non mangiava cocomeri, può darsi che questo avesse un senso, noi non lo sappiamo, questo Ibn Aslam era evidentemente un po' eccessivo, però lui non mangiava il cocomero per evitare una impurità esteriore che avrebbe potuto compromettere l'impurità interiore. Il discorso spirituale, la regola spirituale, questa qui del cocomero l'ho detta ovviamente come battuta, come cosa curiosa, ma la regola spirituale è ovviamente questa, cioè la contemporanea presenza dell'interiorità e dell'esteriorità, e il fatto che l'esteriorità sia necessaria all'interiorità, e questo per esempio spiega come mai appunto c'è la necessità quando si prega di fare l'abluzione, perché l'abluzione purifica e quindi rende l'uomo, la donna evidentemente, pronto, preparato dal punto di vista corporeo all'esercizio spirituale della preghiera che lo la avvicina a Dio. Questo brevemente riguardo la questione del cocomero. L'altro aspetto è molto una domanda più... prima. Come, dimmi? Il passaggio per l'abluzione è prima della preghiera, non prima del mangiare, non prima del nutrirsi fisicamente? Allora, riguardo alla questione del nutrirsi, non è prevista abluzione riguardo alla questione del nutrirsi. Perché invece dal punto di vista ebraico succede il contrario, nel senso che c'è una benedizione che prima di consumare i pasti, soprattutto i pasti principali che sono distinti dagli altri per il fatto che si consuma il pane, che è il lavaggio delle mani. Beh, che si può leggere, guarda, dal punto di vista spirituale, dipende, o si può leggere dal punto di vista dal comportamento del profeta, cioè la tradizione del profeta dice che il profeta appunto, e serve da esempio, anche lui si lavava le mani prima di mangiare, ma soprattutto, è una cosa particolarmente insistita nella tradizione, il profeta si lavava spessissimo i denti
E infatti l'ultima cosa che fa il profeta, l'ultima cosa che fa il profeta prima di spirare nel grembo di Aisha è lavarsi i denti. Chiede il siwak, cioè questo ovviamente là non c'era il Colgate ovviamente, chiede il siwak, questo bastoncino, e si lava i denti. E poi appoggia la testa nel grembo di Aisha e esala l'ultimo respiro. Però è chiaro che questo discorso del lavarsi è evidentemente propedeutico. Non c'è, a mia conoscenza, un obbligo relativamente al cibo, mentre per esempio, questo non so se esiste nell'ambito dell'ebraismo o in che modo, è obbligatorio la purificazione dopo il rapporto sessuale. Dopo il rapporto sessuale è obbligatoria la purificazione, ovviamente soprattutto se si va in moschea, ma non necessariamente se si va in moschea. Quindi ci deve essere questo nettamento anche in seguito alla possibile impurità che deriva dal rapporto sessuale. Che nell'ebraismo invece deve essere fatto prima e non dopo. No, lì dopo. Allora, questo è dunque la questione invece dell'arancia, anche questa è una cosa che non so se sapete, cioè qui arriviamo alla questione dell'ermeneutica. Il problema è relativo alla sura dodicesima del Corano, cioè la sura di Giuseppe, la sura Yusuf, che è una sura che narra la vicenda di Giuseppe figlio di Giacobbe. E la narrazione rispetto all'originale biblico, a parte un certo numero di aspetti divergenti, però la narrazione è abbastanza simile. Giuseppe viene rapito dai fratelli, viene venduto, portato in Egitto, la sua virtù viene attentata dalla moglie di Potifar, insomma, le cose più o meno. L'unica differenza veramente fondamentale sta nel fatto che il racconto coranico termina col riconoscimento di Giuseppe e Giacobbe e non narra le vicende successive, la morte di Giacobbe e tutto quello che succede dopo, quello non le narra. Il racconto coranico termina con il riconoscimento di Giuseppe e Giacobbe. Va bene. Comunque, il racconto coranico contiene, e questo non è biblico, un episodio stranissimo, che è questo. Quando la moglie di Potifar, che non è citata nel Corano, e manco Potifar, cioè non è citata per nome, intendo dire, il Corano non dice come si chiama di nome, attenta alla virtù di Giuseppe, lei è innamorata di Giuseppe e nella tradizione sia biblica sia islamica Giuseppe è bellissimo, è l'incarnazione della bellezza, è il bello per eccellenza, come dice anche Thomas Mann nel Giuseppe e i suoi fratelli. Allora, cosa succede? Succede che siccome c'è un problema del perché questa donna si innamora, eccetera, lei cosa fa? Invita a cena le sue amiche. Invita a cena le sue amiche e a un certo punto, il racconto è molto ellittico, io lo svolgo, però il racconto è molto ellittico, a un certo punto dice a Giuseppe mostrati. Giuseppe si mostra, questa bellezza sfolgorante, e le amiche della donna, della moglie di Potifar, che stanno mangiando un'arancia, alcuni dicono un cedro, però il termine arabo può indicare sia un cedro che l'arancia, si tagliano la mano. Questo è l'episodio. Evidentemente non è un episodio biblico, nella Bibbia questa storia non c'è,
c'è un'altra differenza molto evidente, ma non riguarda il cibo, quindi la lascio perdere. Allora, questa storia del tagliarsi la mano mentre mangiano l'arancia, c'hanno il coltellino e mangiano l'arancia. Allora, su questo episodio c'è stata tutta una elucubrazione mistica, che è questa. L'episodio sarebbe allegoricamente questo, vorrebbe dire allegoricamente questo, cioè Giuseppe è sostanzialmente Dio, che è bello, straordinariamente bello, straordinariamente raggiante. Le donne sono i mistici, sono gli animi, le anime mistiche. L'arancia è l'immagine del mondo, dell'universo. Quindi il mistico, nel momento in cui vede Dio, si ferisce, nel senso che non conosce più il mondo che lo circonda e si unisce, si perde nella bellezza e nella trascendenza di Dio. Quindi vedete che in questo modo l'immagine dell'arancia viene sublimata nell'immagine mistica del mistico, soprattutto del mistico teopatico, cioè del mistico teopatico di quelli che dicono io sono Dio e che dicono di diventare Dio nel momento dell'unione dell'estasi. E c'è tutto questo commentario molto sottile, tra cui un poema di un poeta persiano del XV secolo che si chiama Jami, che racconta queste cose, e c'è questa immagine, appunto, quindi l'arancia è l'immagine del mondo, la donna è il mistico che vede Giuseppe, cioè Dio, e sconvolta da questa straordinaria immagine di bellezza si taglia le mani e quindi prova questo sentimento. Quindi vedete che c'è questo trascendimento dell'arancia. Poi l'ultima cosa è quella relativa al vino. Allora, relativa al vino, anche qui ci sono tre luoghi del Corano. Se volete, vabbè, comunque le ricordo a memoria, poi se volete vi do i numeri esatti. Ci sono tre luoghi del Corano in cui si parla... Ma non abbiamo un Corano, né lo compreremo. Ah beh, allora... Ci sono tre luoghi del Corano, il fatto di non comprarlo detto in quel modo non mi sembra molto, né lo compreremo per dire per l'amor di Dio cosa tocchiamo di orrorifico. Quasi che il Corano è un testo straordinario, okay, lo posso dire. E non contiene soltanto frasi che dicono ammazzate i cristiani, a parte che non lo contiene, certo, ma comunque certo, non contiene certo, soltanto certo. Quello. Comunque, dicevo, ci sono tre luoghi del Corano relativamente al vino. Uno nella Sura 16, uno nella Sura 2, uno nella Sura 5. Nella Sura 16 si dice che il vino fa bene. Veramente il termine arabo non è khamra, khamra è il vino, ma è sukar, che ha a che vedere con lo zucchero, succaro zucchero, quindi con la bevanda inebriante di carattere fermentato, e secondo quello che dicono la maggior parte dei commentatori, ma poi vi dico anche perché, più che il vino fa riferimento a quelle bevande di carattere fermentato che erano d'uso all'epoca del profeta, per esempio la fermentazione dei datteri in acqua, che dava luogo, come facevano gli egiziani con l'orzo per produrre la birra, facevano fermentare il dattero in acqua per dare una bevanda leggermente alcolica. Però c'è... come? Tipo quello che adesso viene chiamato kefir, sì, sì. Che hanno questi fermentini. Però c'è questo termine, comunque dice, questo succar fa bene alla salute. Poi c'è il versetto della Sura seconda che dice: nella bevanda alcolica c'è bene e male, però il male è maggiore del bene.
Poi c'è la Sura Quinta che dice la bevanda alcolica fa male e quindi vi è proibita. Quindi c'è questa progressione che ha due significati. Il primo di carattere storico, secondo la maggior parte dei commentatori, questa proibizione progressiva sarebbe entrata in auge perché a un certo punto c'erano... progressiva, la Sura 16 viene prima della Sura... Sì, sì, perché le sure non sono strutturate in ordine cronologico. Sono strutturate in ordine di lunghezza normalmente. Ah, quindi e quindi il 16, 2, 5 è la successione cronologica. Quindi c'è il fatto che sembra, così dicono i commentatori, che c'era un gruppo di musulmani che andava in moschea ubriaco. E allora a un certo punto il profeta si è arrabbiato e ha proibito il vino. Ma a parte questa cosa, il problema estremamente importante e delicato è la questione caratteristica, una delle scienze coraniche caratteristiche, cioè la scienza dell'abrogante e dell'abrogato, che riferimento a un versetto coranico, sempre della Sura Seconda, sulla vacca di cui si parlava prima, in cui si dice che noi non aboliremo un versetto senza darne un altro in cambio, i dottori hanno ritenuto che il Corano contenga versetti abroganti e versetti abrogati. Quindi in ordine cronologico i versetti più tardi abrogano i versetti più antichi. Per cui appunto il versetto della Sura Quinta, che secondo alcuni è l'ultima, ma generalmente è considerata la penultima delle sure rivelate, abroga la Sura 16 che invece è meccana, mentre la Sura Quinta è medinese, tardo medinese. Abroga la Sura 16 che è meccana. Perché questo è importante? Questo è importante a livello ermeneutico perché ovviamente la questione del vino è relativamente poco importante, ma la questione diventa importante se si tratta della guerra. Perché se ci sono i versetti abroganti e i versetti abrogati, i versetti della guerra, che sono tendenzialmente gli ultimi, abrogano i versetti meccani, che sono invece pacifici. E allora questo è un mezzo con cui i cosiddetti fondamentalisti radicali dicono che i versetti bellicosi abrogano i versetti non bellicosi. Poi l'ultima cosa, e smetto perché sto parlando da molto tempo, vi leggo brevemente. Voi sapete che il vino nella tradizione islamica è l'immagine dell'elisir mistico, dell'unione mistica con Dio. Cioè l'ebbrezza, l'ubriachezza, è l'allegoria dell'unione mistica con Dio. E questo credo che sia una cosa abbastanza nota. E ci sono, allora così concludo questo con questa breve lettura, di questi versi di Hafez. Hafez è il massimo poeta lirico persiano, XIV secolo. Però questo tipo di tradizione esiste anche nella poesia araba e non solo nella poesia persiana, per esempio con Ibn al-Farid, che è un poeta egiziano di epoca fatimide. Allora, per esempio, c'è questa cosa, dice: vieni o coppiere, quel vino che l'estasi dona e accresce ogni grazia e perfezione ci reca, a me versa, che il cuore in amore ho perduto e di questa e di quella più nulla raccolgo. Vieni o coppiere, quel vino in cui forte riverbero messaggi dalla coppa rimanda a Jamshid e Cosroe, che sono due re eroici della Persia preislamica. Qui versa chi o racconti con flebile voce di canna di quando fu Jamshid, di quando fu Cosroe. Allora qui, va avanti perché il raso è molto lungo, c'è questa sublimazione del vino
per cui il vino, appunto, oggetto di peccato, rimanda invece all'ebbrezza mistica. E una delle cose straordinarie che vengono previste per i credenti che avranno la fortuna di andare in paradiso è che in paradiso il vino non inebria. In paradiso il vino non inebria e quindi si può berlo con abbondanza e tranquillità. Prego. Mi posso fare una domanda? Certo. Probabilmente impropria, però quando lei parla di questo taglio delle mani, allora questa sorta di auto amputazione. No, no, non è amputazione, si fanno un taglietto. Si fanno un taglietto. È una forma di autolesio, cioè di chiamiamola comunque un intervento. No, non è autolesionismo, cioè è come lei con la bocca aperta. Lei si immagina di essere seduto a tavola con in mano un'arancia che sta sbucciando l'arancia, a un certo punto vede una cosa meravigliosa. Allora sussulta, fa così e si taglia. Si fa una conseguenza di un sussulto. Sì. Era una domanda. Sì, no, non è un gesto. No, non è autolesionismo. No, è troppo bello. Ma come lei ha detto amputazione prima? Ho detto amputazione? Sì, sì, davanti io ho rimasto questo dubbio. È un tacchetto o esatto, non si è capito. Ah, sì, no, invece ho detto amputazione. No, faccio ammenda. Si è tagliata una mano. Vabbè, allora è stata un'espressione infelice. Però comunque, niente, si fanno un taglio. Si fanno un taglio appunto come se fosse mentre stanno sbucciando l'arancia a tavola, hanno una sorpresa, hanno un sussulto e si tagliano la mano. L'arancia che non possono più mangiare per via del sangue. Ah beh, dopo probabilmente sì, però il Corano non dice niente. Quindi... Vabbè, allora, siamo a posto. Cioè, mamma, mi scusi, quello che volevo sapere quindi che non è un atto volontario. No, 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 non è un atto volontario. Okay, sì. Ma anche nel mistico, qui c'è una certa differenza, nel senso che nella mistica musulmana il mistico viene addestrato all'estasi, cioè l'estasi si impara, si va in estasi imparando la tecnica, per esempio la tecnica del zikr, cioè della rammentazione del nome di Dio. E allora in quel senso l'atto può essere volontario. Però nella misura in cui lo narra Jami, appunto, del fatto del mistico che vede Dio, cioè Giuseppe, e quindi si taglia la mano con l'arancia, e l'arancia è il mondo che scompare, allora lì non è volontario. Non è un atto volontario, ma che è un momento, appunto, identicamente di sussulto, nella misura in cui il mistico vede Dio, e quindi ovviamente rimane abbacinato dalla visione, della bellezza, della luminosità sì, divina. E poi erano mistiche donne, lei ha detto. Come? Lei ha detto che erano mistiche donne invitate sì. al banchetto, sì. Diciamo, quindi erano mistiche donne. Beh, nel testo coranico sono le amiche della moglie sì, di Potifar. Donne. E questo serve nell'economia del racconto coranico a giustificare la donna, la moglie di Potifar. Perché a un certo punto la moglie di Potifar dice: vedete, come capite perché io mi sono innamorata? Perché è così bello che non potevo farne a meno. E allora, siccome nel racconto coranico a un certo punto la moglie di Potifar si pente di quello che ha fatto, allora questo tipo di banchetto serve proprio per giustificare il suo pentimento, perché nella stessa misura in cui le sue amiche rimangono abbacinate dalla bellezza di Giuseppe, così capita a lei e dice: vedete, non è che ero io che ero fuori di testa, è proprio talmente così bello che anche voi vi siete tagliate le mani. Prima ha parlato di paradiso, no? Il concetto di paradiso, e si parla sempre di queste famose 16 donne in paradiso che aspettano l'opera. Allora il discorso non è, ma non è stupido, però siccome l'ho sentito tante volte sono... no, il discorso, la domanda non è stupida. Allora io mi baso anche qui relativamente a queste cose, come diceva prima lei, cioè una cosa è il testo coranico,
una cosa è quello su cui hanno ricamato poi nella tradizione. Allora, il testo coranico dice effettivamente, per esempio nella Sura 55, che coloro che saranno premiati col paradiso troveranno nel paradiso delle uri dagli occhi neri, però e berranno vino, appunto. Però innanzitutto non è che venga stabilito quante sono o cose di questo genere, e in secondo luogo l'immagine del paradiso all'interno del Corano, strettamente del Corano, è molto varia, perché per esempio genericamente l'immagine del paradiso è quella di un giardino, cioè è quella del ritorno all'Eden sostanzialmente, perché tra l'altro anche i due termini coranici con cui si indica il paradiso, cioè Gianna e Firdaus, Gianna di origine araba e Firdaus di origine persiana, sono entrambi termini che indicano l'orto, il giardino. Allora qui c'è l'idea del ritorno all'Eden, da cui esattamente come nella tradizione biblica gli uomini se ne sono andati dopo il peccato di Adamo ed Eva, con la differenza fondamentale rispetto al cristianesimo che il peccato di Adamo ed Eva non è originale e non si trasmette agli altri. Quindi gli altri uomini, le altre donne non hanno, è per questo che non c'è l'idea del battesimo, perché non ha il peccato originale da cui doversi lavare. Quindi c'è l'idea del ritorno all'Eden, cioè, ma una cosa importante è che, nonostante quello che normalmente si dice, il Corano dice esplicitamente che il paradiso è riservato anche alle donne. Cioè vuol dire, non è che di solito l'immagine è quella che in paradiso ci vanno solo gli uomini, i quali si ubriacano e si dedicano alle licenze sessuali con queste uri dagli occhi neri. In realtà c'è un altro versetto coranico in cui il Corano dice che gli uomini maschi si troveranno in paradiso con le loro spose e continueranno per l'eternità ad abitare con le loro spose. Quindi anche qui c'è una costruzione, e poi naturalmente c'è il discorso del duplice livello ermeneutico. Ah sì, mi fa segno di smettere. E io sono un po' logorroico, mi spiace. C'è il duplice livello ermeneutico, per esempio, dell'approccio filosofico. I filosofi non accettano l'idea del paradiso carnale. Comunque, vabbè, dobbiamo smettere. Un minuto solo, io volevo aggiungere due cose veramente velocissime. Una è far notare che anche nell'ebraismo il vino è una roba complicatissima, ma in senso opposto. Allora, intanto è complicatissimo nel senso che la kasherut del vino è una delle più complicate, sofisticate e impegnative che ci siano, che ha anche livelli diversi a seconda delle feste. Livelli diversi che rovinano la qualità del vino, peraltro, perché ci sono delle feste in cui l'unico vino che si può bere fa veramente schifo, perché è così, perché è vino cotto e vino cotto fa schifo. Ma lasciamo perdere il dettaglio. Nelle feste ebraiche si deve bere un minimo di, in alcune feste sono diversi bicchieri, che devono, e la quantità, è prescritta anche la quantità, per cui si devono bere, per esempio durante la cena di Pasqua, si devono bere, poi succede che sono sempre di più, ma si devono bere almeno 4 bicchieri di vino, 4 bicchieri, non 4, e questa parte avviene prima di mangiare, per cui sono 4 bicchieri di vino fondamentalmente a stomaco vuoto o quasi, perché ci sono delle cose che è prescritto mangiare, sto per dirvi, non solo, ma c'è una festa in cui è prescritto ubriacarsi, nel senso che comunque Purim, che viene sempre equiparato al carnevale, ma col carnevale non c'entra nulla in realtà, però ci si maschera, per cui è quella l'associazione, è proprio prescritto il fatto di fare festa e di ubriacarsi. Quindi è un rapporto
con l'alcol, diciamo, completamente diverso. Quello che volevo dirvi, che mi è un po' mancato e che secondo me manca in genere, è la consapevolezza di come la terza religione monoteista, che poi sarebbe la prima, la seconda, la terza, perché è quella di cui in realtà oggi si è parlato forse meno, ha delle regole alimentari che sarebbero molto rigorose. Cioè nel cristianesimo in realtà mi sembra che tutti si dimentichino che ci sono comunque delle prescrizioni su cosa mangiare, cosa non mangiare o il non mangiare quando, però questa cosa curiosamente non viene mai fuori.